Ehi, salve a tutti, ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zane. Oggi andremo a parlare di iOS 13 perché proprio ieri sono trapelate tantissime novità inerenti a questo nuovo aggiornamento che sta per arrivare, ma andiamole a scoprire insieme. Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Allora ragazzi, il famoso sito Bloomberg News ci dà delle utilissime informazioni sul nuovo iOS 13, watchOS 6 e anche macOS 10.15. Questi aggiornamenti, per chi ancora non lo sapesse, verranno presentati il 3 giugno durante il WWDC 2019, ovvero la conferenza annuale che si tiene ogni anno sempre nel mese di giugno, dove Apple presenta solitamente l'intera gamma dei nuovi aggiornamenti, sia per iPhone, iPad, Apple Watch e anche ovviamente per Mac. Ma andiamo per ordine e cominciamo a parlare di WatchOS 6. Per prima cosa vi dico che ci saranno ben tre nuove applicazioni all'interno dei nostri Apple Watch, ripeto, con il nuovo WatchOS 6. Si parla intanto di un'app dedicata per la calcolatrice, un'app dedicata per le memo vocali ed infine un'app dedicata agli audiolibri, non ai libri per la lettura, anche perché su Apple Watch come facciamo a leggere un libro? Cioè, sarebbe praticamente impossibile, ma un'applicazione dedicata proprio per i libri audio. Queste tre applicazioni dovrebbero completare ciò che manca all'interno di WatchOS per rendere Apple Watch ancora più completo. Ma ragazzi, la novità fondamentale, principale di questo nuovo aggiornamento sarà un nuovo App Store completamente dedicato all'interno di WatchOS e quindi del nostro Apple Watch. Attualmente, per chi è in possesso di un Apple Watch, sa benissimo che per poter installare nuove applicazioni su Apple Watch c'è bisogno di passare tramite l'applicazione Watch all'interno dei nostri iPhone. Questa cosa è un po' scomoda perché se vogliamo inserire nuove applicazioni appunto all'interno del nostro Apple Watch direttamente dal Watch stesso, è impossibile farlo. Attualmente bisogna passare, ripeto, appunto apposta dall'applicazione dedicata su iPhone, mentre in questo nuovo WatchOS 6 Apple prediligerà un nuovo App Store interamente integrato all'interno del nostro Apple Watch. Questo App Store ci permetterà di poter installare, scaricare, aggiornare applicazioni direttamente dal nostro stesso Apple Watch, senza appunto dover passare da iPhone, e questa cosa faciliterà assolutamente l'utilizzo quotidiano di questa applicazione. Magari, non lo so, si installeranno molte più applicazioni su Apple Watch, anche perché io personalmente non ne installo mai nessuna, perché devo passare sempre sull'Apple Watch, non mi va tantissimo ogni tanto di fare questa cosa. Ed infine vi dico che sempre su WatchOS 6 Apple prevede un boost di prestazioni ancora più potente, quindi un incremento della velocità sia delle animazioni sia del sistema in generale, ma anche quattro nuove watch face che ancora ovviamente dobbiamo scoprire. Nuove watch face che ci permetteranno di personalizzare ancora di più questa nostra esperienza con i quadranti di Apple Watch. Adesso però passiamo a macOS 10.15. Non vi preoccupate, stiamo per arrivare ad iOS 13, lo lascio per ultimo anche perché ci sono le maggiori novità e quindi dovrei parlare praticamente tantissimo, ma torniamo a macOS 10.15. Vi dico intanto che il nuovo macOS 10.15 inserirà un nuovo layout completamente ridisegnato per l'applicazione promemoria. Ricordo ragazzi che questi sono solamente rumors, vi lascio qui sotto in descrizione gli articoli completi dai quali estrapolare ovviamente tutte queste notizie, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Apple, ma vi ricordo che Bloomberg News è una testata giornalistica veramente molto importante che molte volte azzecca ciò che ovviamente Apple presenterà. Ricordo infine che solo il 3 giugno, durante appunto il WWDC 2019, sapremo le effettive novità. Ma comunque, dicevo, la fonte dice appunto che questa nuova applicazione promemoria avrà un layout completamente ridisegnato, nuove sezioni, nuova grafica, in modo tale da rendere molto più funzionale questa applicazione promemoria e ricordare a noi stessi gli impegni in maniera molto più semplice.
Ma passo direttamente alle novità del nuovo iOS 13, ragazzi, perché alcune di queste novità combaciano perfettamente sia con WatchOS 6 sia soprattutto con macOS 10.15. Ed infatti, ragazzi, intanto vi confermo l'arrivo della Dark Mode. Finalmente ci sarà la possibilità di abilitare questa funzionalità direttamente dall'applicazione Impostazioni, ma la fonte ci dice che sarà possibile abilitare questa funzione, che ripeto scurirà interamente le schermate del sistema rendendole scure, tendenti al nero, comunque al grigio scuro, per poter farci risparmiare batteria con schermi OLED, quindi con iPhone X, XS, XS Max e con i futuri iPhone del 2019, quindi iPhone 11, 11 Max e molto probabilmente anche il nuovo iPhone XR2. Ma ripeto, l'altra funzione è quella di farci riposare lo sguardo e gli occhi appunto durante le ore serali. Ma questa funzione non sarà possibile attivarla solo dalle impostazioni, ma anche direttamente dal centro di controllo, perché nel centro di controllo, ovvero la tendina che noi alziamo dal basso sui vecchi iPhone e invece abbassiamo dal lato sinistro dei nostri iPhone con Face ID, ci sarà un toggle dedicato che, se premuto, abiliterà o disabiliterà questa funzionalità. Questa funzionalità, tra l'altro, si potrà impostare proprio come la Night Shift, quindi ci saranno delle impostazioni di orario che potremmo settare per poter dedicare un intero orario a questa funzionalità oppure farlo manualmente quando vogliamo. Bloomberg ci tiene a sottolineare anche che questo nuovo iOS 13 sarà, come iOS 12, incentrato sull'incremento delle prestazioni e delle animazioni. In pratica, l'attuale iOS 12 sarà migliorato in modo performante per dare a tutti una sensazione di velocità e rapidità ancora più istantanea. Mi spiego meglio. In pratica, le animazioni quando apriamo un'applicazione, quando chiudiamo un'applicazione, quando facciamo uno switch tra un'app e l'altra nel multitasking, eccetera, eccetera, verrà il tutto velocizzato per far sì che a noi appaia molto più veloce. Oltretutto, il sistema sfrutterà ancora di più l'intero hardware del prodotto sul quale è installato, perché iOS 13, proprio come iOS 12 dal passaggio dall'11 al 12, darà un boost di prestazioni generali veramente incredibili. Infatti single core e multicore della CPU verranno incrementati a prescindere. Io personalmente sono più gasato per questo incremento di prestazioni che per il resto, ma ragazzi, la Dark Mode segue poi un'altra novità, perché ci sarà un piccolo restyling grafico. Si parla intanto di una novità all'interno delle notifiche, non è ben specificata la novità, ma ci dice che il raggruppamento attualmente inserito con iOS 12 verrà leggermente migliorato. Ma la novità grafica, quindi il restyling grafico che ci sarà su iOS 13, oltre alla possibilità forse di inserire dei font personalizzati, sarà incentrato sul settore widget. Attualmente possiamo sfruttare la sezione widget sul lato sinistro delle nostre schermate, quindi nella home screen fare uno swipe verso destra e ovviamente recarci sulla sezione sinistra dei widget. Apple, secondo appunto la fonte Bloomberg News, farà un restyling grafico di questa sezione, permettendoci ovviamente di avere un impatto maggiore o comunque utilizzare molto di più questa schermata, che comunque è attualmente accantonata da moltissimi utenti. Non tutti la utilizzano, ma questo restyling grafico potrebbe addirittura fornirci un'esperienza utente migliore, maggiore, per permetterci appunto di usufruire di questa schermata in maniera molto più completa. Inoltre vi dico che ci sarà un restyling completo e aggiungendo nuove funzioni dell'applicazione Salute, sia su iOS sia sugli altri dispositivi che montano applicazioni del genere, come ad esempio Apple Watch. La fonte ci dice che per le donne ci sarà una sezione dedicata al ciclo mestruale, che ovviamente a noi uomini non interessa, ma alle donne ovviamente sì, e oltre questo ci verrà mostrato un resoconto giornaliero della nostra salute, per dirci ovviamente se abbiamo fatto o meno attività sportiva, se la nostra salute sta continuando ad andare bene oppure dobbiamo fare qualcosa per migliorare il nostro rapporto tra sport, cibo e ovviamente il nostro lavoro o la nostra vita sedentaria. Altra novità che sarà disponibile sia su iPhone che su iPad, ci sarà un piccolo aggiornamento della funzione tempo di utilizzo. Questa funzione, oltre a dirci quanto utilizziamo le applicazioni del sistema, social, produttività, creatività, eccetera, eccetera, ci permette anche di bloccare determinate sezioni del nostro iPhone, in modo tale da darlo, che ne so, al nostro figlio piccolo, un nostro nipotino piccolo, e bloccare determinate funzioni anche per determinate ore del giorno. Che ne so, diciamo che nostro figlio deve
deve studiare per 8 ore e deve poi utilizzare questo dispositivo, possiamo bloccare in un determinato orario appunto questa funzionalità in particolare, o comunque tutte le funzionalità. Ci dice la fonte che ci sarà un piccolo aggiornamento, perché adesso stessa cosa succederà anche per le applicazioni di messaggistica come WhatsApp, come Instagram, come Facebook, come l'applicazione messaggi stessa. Praticamente si potrà impostare un periodo in cui poter rispondere agli amici in questo caso oppure no. E ultime due novità, si parla intanto di un aggiornamento dell'applicazione messaggi, o meglio della funzione iMessage, che inserirà nuove animoji e nuove funzioni per le Memoji, che saranno molto più personalizzabili all'interno appunto della stessa applicazione. E vi dico infine ragazzi che ci saranno altri due aggiornamenti, ovvero il primo sull'applicazione Mail, che adesso ci permetterà poi con iOS 13 di poter bloccare determinate mail all'interno di determinati indirizzi mail, quindi scegliere un indirizzo mail e bloccare completamente la ricezione di quell'indirizzo mail, quindi non avremo più spam qualora volessimo bloccare appunto gli indirizzi mail pubblicitari. E poi ragazzi, l'unificazione, come vi ho già detto in un precedente video, dell'applicazione Trova il mio iPhone e dell'applicazione Trova Amici, che sarà inglobata su un'unica applicazione e permetterà tramite il GPS di rintracciare il nostro iPhone anche se i dati sono spenti, wifi 3G o 4G, oppure il dispositivo è spento. Questa cosa è veramente fantastica. Per quanto riguarda invece il mondo di iPad, iOS 13 avrà un'unica novità sostanziale, ovviamente rispetto a quelle che ho già elencato, che saranno disponibili sia su iPhone che su iPad, un'ennesima riprogettazione del multitasking. Attualmente il multitasking è di una certa tipologia, ci sono le schermate che con uno swipe verso l'alto o verso destra o sinistra ci permettono di spostarci da una pagina all'altra oppure di chiudere le singole schermate, ma ci sarà, come dice la fonte, un restyling grafico ulteriore, perché nel corso degli anni è stato già modificato, ma gli utenti non la reputano un'esperienza veramente ottimale. Siccome Apple definisce iPad una sorta di computer, Apple sta cercando di migliorare questa esperienza utente e forse con questo nuovo iOS 13 magari ci riuscirà. E ultima novità ragazzi, ma non meno importante, forse una delle più importanti, secondo la fonte, tramite Safari, ovvero il browser web che c'è all'interno di iPhone ed iPad, con iOS 13 Apple ci permetterà forse di scaricare file da siti esterni. Mi spiego meglio. Attualmente noi possiamo solamente caricare tramite Safari file all'interno di siti web, utilizzando ovviamente il web browser, ma non possiamo scaricare file sul nostro iPhone. A quanto pare, secondo la fonte, Apple ci darà questa opportunità, limitando un po' la cosa, comunque tramite Mac con un firewall dedicato, bloccare determinati sviluppatori o determinati siti web fraudolenti, ma forse avremo finalmente la possibilità di poter scaricare file da Safari, e sarebbe anche ora. Ma sempre inerente ad iOS 13, l'ultima novità non è inerente ad iPhone né ad iPad, ma ad HomePod, perché l'HomePod attualmente ovviamente aggiunge anch'esso gli aggiornamenti di iPhone ed iPad, quindi viene aggiornato in contemporanea, anch'esso avrà delle novità, ma la novità principale è il multi-utente. Ci sarà la possibilità appunto di selezionare diverse voci, quindi registrare ad esempio la mia voce, la voce della mia ragazza, e quindi in base alla voce accedere ad un profilo utente dedicato. Che ne so, accedendo con la mia voce posso far partire la mia playlist personale, invece accedendo la mia ragazza ad esempio con la sua voce può accedere alle sue playlist personali o comunque alle sue preferenze. Insomma ragazzi, questo nuovo iOS 13 sembra davvero interessante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, ovviamente date il vostro parere. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.